La nostra invitata di oggi è una delle maggiori conoscitrici del partito di rivelazione spagnolo Podemos. La sua ricerca è condensata nel saggio della Meltemi Podemos, un profilo organizzativo, indaga sui motivi del sorprendente consenso ricevuto dalla popolazione spagnola. Benvenuta, professoressa Fittibaldi. Incominciamo. La nostra curiosità è qual è il suo percorso personale con cui è arrivata a questa ricerca e al saggio finale? Allora, in realtà, diciamo, è stato un percorso abbastanza lineare, nel senso che lavorando, diciamo, studiando scienze politiche, ho iniziato da subito, quando ho potuto, quindi con un dottorato di ricerca, a lavorare su quello che mi interessava di più della disciplina, quindi le forme di organizzazione politica e le forme dell'agire politico. Diciamo che l'intenzione accademica, quindi politologica in questo caso, era quella di riportare al centro della scienza politica una prospettiva analitica di studio, cioè la prospettiva organizzativa. Spesso e volentieri, diciamo, nei libri, insomma, universitari o nei manuali, ancora di più, questa prospettiva, sebbene eminente, perché appunto in Italia, ma non solo, ha avuto, diciamo, degli eminenti studiosi che se ne sono occupati, però in realtà ultimamente era abbastanza, tralasciata e, per me invece, come dire, racchiude un po' il succo di quello, che, studiamo e che, insomma, dovremmo quantomeno, conoscere. Per cui l'idea di guardare appunto a una nuova organizzazione politica, una forma politica di successo che in così poco tempo aveva in qualche modo raggiunto diciamo, l'apice del successo elettorale, ma anche del consenso tra la società civile, era un'impresa importante da abbracciare e da condurre. Per cui diciamo che la mia intenzione, oltre a quella di riportare al centro del dibattito la prospettiva organizzativa e quindi valutare i partiti politici principalmente in qualità di organizzazioni, prima di ogni, diciamo, altra etichetta o classificazione che gli si possa dare, poi rispondeva anche all'esigenza di guardare, come dire, anche non solamente all'aspetto critico negativo che ha colpito ormai da decenni il partito politico e quindi che ne ha in qualche modo tratteggiato la sua crisi e il suo anche diciamo piuttosto annunciato ma lento declino. L'idea era quindi quella di guardare a qualcosa che riuscisse a funzionare e che diciamo prendeva, insomma, come è stato nel caso di Podemos, prendeva in considerazione anche un background, cioè quello che c'era stato prima. Spesso si studiano, diciamo, le organizzazioni politiche chiaramente più di successo o rilevanti per alcuni tratti che possono essere magari ideologici, ad esempio, però non si trovano così facilmente delle lampanti connessioni con un retroterra anche così vicino, culturale, come è stato appunto nel caso di Podemos e del movimento degli Indignados che lo ha diciamo preceduto insomma, negli anni della crisi economica. Quindi cercare di connettere questi due aspetti mi sembrava rilevante, così come farlo in un'ottica appunto organizzativa. Potrebbe fare un tentativo di spiegare a noi italiani, a chi non conosce comunque l'attualità politica spagnola, come si è arrivati a questa famosa riunione di politologi e l'evento fondativo, praticamente l'incontro al teatro di Lapie, un quartiere di Madrid, quindi il momento fondativo di Podemos, cioè Sì, il percorso antecedente.
Sì, esatto. Allora, bisogna sicuramente partire da quello che dicevo prima, quindi dalle mobilitazioni, dal ciclo di protesta che in Spagna è identificabile per la maggior parte con il movimento degli indignados, ma anche appunto con le piazze gremite di gente e composte dalle famose mareas che appunto esemplificavano e rappresentavano in quelle piazze vari spaccati della società spagnola, il mondo, diciamo, degli istruzione e della ricerca, ma anche quello della sanità, e c'erano appunto i disoccupati, c'erano i movimenti di lotta per la casa, quindi una diciamo marea composita e anche eterogenea di persone che cercavano in qualche modo di connettere le loro singole istanze e le loro lotte sotto, diciamo, l'ombrello della parola chiave che era quella di democrazia. Lo slogan più diffuso era democrazia reale ora, quindi la richiesta, l'esigenza di una maggiore partecipazione politica, soprattutto che non si esaurisse, diciamo, solamente nelle urne, quindi nel momento elettorale che è appunto molto, diciamo, riduttivo per parlare anche, insomma, di democrazia in scienza politica. Parlare quando si dice che diciamo, siamo in democrazia, essere in presenza di elezioni libere e ricorrenti è diciamo essenziale, no? È però il livello di democrazia minima in qualche modo, la soglia, diciamo, sotto la quale non si può andare, non si può parlare di democrazia, però non è, diciamo, il massimo al quale dobbiamo tendere. Quindi andare oltre questo momento elettorale e rendere la democrazia spagnola, in questo caso quindi di un paese, diciamo, del sud Europa, più partecipata, attiva e viva, era anche quello di riempire, diciamo, di contenuti e di proposte le piazze che si esprimevano in quei giorni. Nel 2011, non solo la Spagna, ma in realtà, diciamo, da vari paesi dell'Europa, dell'America Latina, ma anche degli Stati Uniti, quindi del Nord America e del Nord Africa, un ciclo appunto di mobilitazione contro le politiche di austerità, soprattutto diciamo nel mondo occidentale, ma anche contro diciamo le misure repressive, contro le cattive condizioni di vita che i regimi nel Nord Africa soprattutto avevano imposto, si levò questo vento di protesta. E diciamo era abbastanza accomunato in tutti i casi dalla esistenza e dalla presenza diciamo dirompente di tanti giovani e diciamo delle giovani generazioni. Però accanto a queste c'erano appunto anche delle esperienze politiche in qualche modo più di lungo periodo, no? Quindi in piazza non scesero solo i giovani disillusi e anche, come dire, molto malcontenti rispetto alla politica che c'era, ma anche altre organizzazioni politiche che avevano già un passato e quindi già anche un'attività. Questo è stato, diciamo, il terreno di base che ha consentito poi a quel gruppo appunto di politologi per la maggior parte, ma anche di scienziati della comunicazione politica, di unirsi e di iniziare a discutere in quella che era una libreria che poi chiuse dopo poco, si chiamava La Marabunta, era una libreria appunto nello storico quartiere multietnico di Lavapiés. E lì i politologi della Complutense, per lo più ricercatori o professori precari, iniziarono a discutere insieme ad alcuni attivisti del movimento Quinsem, che nel frattempo si era, diciamo, via via esaurito e in un qualche modo si era normalizzato perché si era, diciamo, ritornati a una situazione pre-Acampadas, cioè prima appunto dei momenti di piazza partecipati e delle occupazioni delle piazze. L'idea appunto di dialogare con chi in quelle piazze c'era stato e aveva contribuito anche a un'elaborazione intellettuale di quel movimento viene a questo gruppo di scienziati della politica, però coadiuvati anche da
un piccolo nucleo di militanti della sinistra anticapitalista spagnola, per lo più madrilena, che si organizza appunto e cerca di portare un po' di discussione in queste riunioni nella famosa appunto piccola libreria di Lavapiés. Da lì, diciamo, seguirono anni di riunioni, quindi un percorso abbastanza lungo, non si è trattato, diciamo, di un'improvvisazione, come poi anche un po' giornalisticamente e forse superficialmente, diciamo, c'è stato narrato. Podemos non è nato dall'oggi al domani, c'è stato comunque un momento di preparazione che quindi dal 2011 con gli indignados nelle piazze arriva al 2014 con anni appunto di riunioni e incontri fino alla decisione, alla ufficializzazione della nascita di questo percorso nel Teatro del Barrio appunto di Madrid, che si trova a Lavapiés, nel Teatro del Barrio di Lavapiés. Quando Pablo Iglesias annunciò la volontà di candidarsi, diciamo, alle elezioni con questa nuova formazione politica, e questa idea, questa ipotesi, come inizialmente era stata definita, era subordinata al raggiungimento di 50.000 firme per appunto proporre la candidatura. E probabilmente, diciamo, sull'onda dell'entusiasmo, ma anche forte in qualche modo di una necessità che si sentiva in maniera abbastanza diffusa, queste 50.000 firme furono raggiunte, pensate bene, poco più, diciamo, in poco più di un giorno, quindi anzi, addirittura furono triplicate circa. Per cui un entusiasmo iniziale misto anche a una capacità, diciamo, di gestire il momento e la finestra di opportunità che si era aperta con il movimento degli Indignados è stato un terreno di preparazione necessario per poi arrivare subito a quella che è stata la proclamazione, diciamo, ufficiale di Podemos, quindi la sua nascita in qualità di forma politica nel 2014. Era nato ufficialmente da soli 4 mesi e Podemos riesce subito a raccogliere una, diciamo, notevole fetta di consenso elettorale e conquista subito l'8% dei suffragi all'Europarlamento. Quindi, diciamo, un salto rilevante nel panorama politico spagnolo, anche che scompaginava il quadro del bipolarismo al quale insomma, tutti gli spagnoli, ma probabilmente in generale anche tutti gli europei erano abituati, quindi l'alternanza quasi forzosa al governo del Partito Popolare e del Partito Socialista dall'altro lato. Ecco, nel giro di qualche mese la situazione cambia e nel giro di pochissimo, davvero, dalle elezioni europee, Podemos approda subito nei consigli, diciamo, municipali, nei consigli comunali, quindi di qualche paese, nei consigli regionali e di lì a poco diciamo, l'approdo al governo sarà tracciato in maniera abbastanza lineare e riuscendo poi a guadagnare ottime fette e dosi di consenso che in qualche modo è riuscito a stabilizzare, anche se ultimamente diciamo al ribasso, questo è da dire. Allora, un'ulteriore domanda. Il tentativo di Podemos era quello di convertire l'energia politica che si era riversata nelle piazze di Madrid il 15 maggio del 2011. Secondo lei è stata una traduzione politica di successo? Allora, direi che dipende, diciamo, cosa si intende per successo e su questo potremmo poi spendere un'altra intervista intera. Successo elettorale, successo politico, non necessariamente, diciamo, vanno a coincidere. Ad ogni modo, diciamo, direi che pur
non volendo Podemos mettere il cappello, come si suol dire in queste occasioni, sul movimento degli indignados, quindi diciamo su le rivendicazioni che erano proprie di quel movimento, in realtà ne ha rappresentato, diciamo, una traslazione istituzionale, nel senso che diciamo nella storia in generale i movimenti hanno dei rapporti con dei referenti, diciamo, istituzionali. Ben inteso, questi rapporti non sono necessariamente diciamo consensuali o ottimi, possono essere anche di conflitto e di confronto, però esiste sempre un nesso, diciamo, un vincolo organizzativo o anche in qualche senso, diciamo, culturale, emotivo, ideologico con un partito che magari siede in Parlamento. Ecco, questo diciamo ha voluto fare Podemos e questo si rivede anche nelle espressioni, negli slogan che il leader Pablo Iglesias ha soprattutto all'inizio ripetuto. Si diceva che Podemos doveva avere 1.000 piedi nelle strade e un piede nelle istituzioni. E questo significava che in qualche modo doveva mantenere quel vincolo organizzativo con il movimento, senza fagocitarlo, cioè senza volersi sostituire al movimento. Esistono delle vocazioni differenti. I movimenti, diciamo, per loro natura, smettono di essere tali nel momento in cui si candidano alle elezioni. Nel caso di Podemos non è avvenuto questo, nel senso che il movimento degli indignados ha fatto un suo percorso e Podemos, io direi, diciamo, è un prodotto, è uno dei prodotti del movimento degli indignados. Diciamo che dopo la fase di normalizzazione del movimento, quindi dopo che il movimento in qualche modo era rifluito, diciamo, nei quartieri oppure nelle organizzazioni che già prima esistevano, dopo questo, diciamo, era rimasto un terreno abbastanza fertile, fertilizzato appunto da quelle mobilitazioni e nuovi movimenti, nuove occupazioni, nuove librerie indipendenti. Nuovi circuiti culturali veri e propri nacquero in vari centri, non solo diciamo urbani, ma anche in piccoli centri. E Podemos ha coperto, diciamo, una fetta di questa eredità. Ne ha in qualche modo proprio raccolto una parte e è riuscito a traslare appunto su un livello istituzionale le rivendicazioni, le diciamo, istanze che il movimento aveva messo sul piatto in qualche modo. Quindi direi piuttosto che Podemos è uno dei prodotti del movimento, perché in questo modo si sottolinea anche l'importanza attiva del movimento. Dire, diciamo, il contrario, dire che Podemos ne rappresenta una traduzione, suonerebbe, diciamo, un po' male, sminuirebbe appunto il ruolo attivo invece di produzione, del movimento. Il movimento Quinsemme o degli Indignados, che dir si voglia, ha avuto, diciamo, un ruolo fondamentale per la nuova, diciamo, politica spagnola, se così si può dire, perché non solo ha contribuito a delineare delle nuove pratiche organizzative o diciamo auto-organizzative, ma ha anche contribuito a un dibattito intellettuale, culturale. Tanti appunto futuri membri attivi di Podemos vengono da quel percorso. Per tanti il movimento Quinsemme ha rappresentato una palestra formativa, organizzativa, intellettuale e quindi in ultima istanza politica, probabilmente, insomma, con ogni probabilità, senza il Quinsemme Podemos non sarebbe mai nato, non sarebbe mai esistito. Però, diciamo, anche con altrettanta certezza oserei dire che senza Podemos probabilmente tante di quelle, diciamo, esigenze e rivendicazioni che il movimento portava nelle piazze non sarebbero durate, non si sarebbero poi tradotte in vere e proprie politiche, se pensiamo
a quella appunto del salario minimo, del reddito, diciamo, minimo, sono tutte rivendicazioni che erano abbastanza fluide e continue in quelle piazze gremite di gente e gremite appunto di indignados. È stato quindi un momento, comunque, un momento di ripoliticizzazione del popolo spagnolo. Cioè, Podemos ha contribuito con successo a far tornare la politica alle persone che prima, non si interessavano. Sì, diciamo che ha rappresentato in un senso una diciamo, politicizzazione ex novo, perché tanti non avevano mai partecipato, diciamo, alla politica, non si erano mai affacciati alla politica, invece lo hanno iniziato a fare con Podemos. Tanti invece, come appunto dicevo, prima, avevano preso parte alle situazioni, diciamo, di movimento e di piazza che dal 2011 erano abbastanza ricorrenti in Spagna e che hanno fatto in qualche modo anche scuola per altre parti d'Europa. È stato un insieme, diciamo, un mix di energie. Alcuni hanno iniziato a partecipare con il movimento Quinsemme, altri hanno imparato appunto a partecipare con gli Indignados e hanno poi in qualche modo messo al servizio di un nuovo partito quello che avevano appreso. Se pensiamo anche ad esempio al ruolo della tecnologia, dei nuovi media, anche su questo il movimento degli Indignados ha rappresentato un utile precedente per Podemos perché tante manifestazioni, acampadas, venivano lanciate sulle piattaforme social e Podemos ha subito intuito che quello, diciamo, era un versante interessante da non lasciarsi scappare, quindi ha investito da subito e abbastanza, diciamo, nel digitale. Poi ci sono stati chiaramente dei cambiamenti, anche la pressione in qualche modo governativa e diciamo del tempo ha inciso nella definizione poi della strada che Podemos ha preso e che quindi si è rivelata in qualche modo più tradizionale, diciamo, di quella innovativa che aveva in qualche modo auspicato all'inizio, però anche su questo, diciamo, c'è un ruolo di apprendimento, c'è un processo di apprendimento che Podemos per il quale credo che Podemos sia in qualche modo debitore rispetto appunto al movimento. Una domanda sicuramente non facile. Lo vedi possibile, la formazione di un partito movimento con le stesse potenzialità di Podemos in Italia? Nell'immediato, Allora, diciamo, nell'immediato futuro. direi, diciamo, forse un po' cinicamente di no, nel senso che questo treno in qualche modo è passato per il nostro paese, o meglio, Podemos nasce, come appunto dicevo, dopo un forte movimento di piazza. Non è nato, diciamo, dal nulla, non si è costituito in qualche mese, ma è stato appunto un processo in qualche modo di lunga durata. Quindi l'idea, diciamo, è a sua volta il movimento degli Indignados non è nato, diciamo, dal nulla, è nato sull'onda di una forte crisi economico-finanziaria, quella del 2000. 2007-2008, la grande recessione che ha in qualche modo, diciamo, impresso un'accelerazione anche ai processi di una maggiore democratizzazione e di una maggiore partecipazione che soprattutto le giovani generazioni sentivano sulla propria pelle come un'esigenza vera e propria, chiaramente spinti anche da condizioni socio-economiche disastrose. La maggior parte dei giovani risultava disoccupato o precario, quindi diciamo c'è un retroterra in qualche modo materiale importante, no? Crisi economica, nascita del movimento
E poi, diciamo, raccolta di questa eredità da parte di un partito e traslazione istituzionale. Ecco, è un processo che non può in qualche modo, diciamo, significare in una singola di queste tappe, ma significa e ha senso se, diciamo, è interpretato come un continuum. Per cui nel nostro caso, quando anche appunto l'Italia, come tutto il mondo, ormai appunto è sempre più chiaro che si tratta anche di crisi cicliche e ricorrenti, quando anche noi abbiamo vissuto questo momento di crisi, in realtà queste energie nel nostro caso sono state raccolte da un altro movimento, il Movimento 5 Stelle, che si pone in maniera differente, diciamo, rispetto a Podemos. C'era chiaramente anche qui, anche nel nostro caso, un sentimento, diciamo, di malcontento, di delusione, anche, diciamo, la necessità di creare, di costituire una reazione, diciamo, non in senso negativo. E questo però è stato raccolto da quello che poi è diventato appunto il Movimento 5 Stelle, che con, diciamo, la sua retorica anticasta ha anche raccolto addirittura più consensi di Podemos, e che però, diciamo, si presenta con un livello di radicalità in qualche modo diverso, e anche, diciamo, con la volontà di portare un mutamento sistemico, politico, differente. Diciamo che alcune battaglie, no, sono anche riconoscibili in entrambe le forze, se si pensa appunto proprio al reddito di cittadinanza nel nostro caso, anche diciamo ci sono degli equivalenti nel sistema spagnolo che hanno rappresentato dei cavalli di battaglia per Podemos, però per esempio Podemos ha avuto delle posizioni da subito chiare sulla questione migranti, sulla questione migratoria, mentre nel caso del Movimento 5 Stelle, diciamo, l'ambiguità ha regnato sovrana e continua in qualche caso anche a farlo, se si pensa oggi, diciamo, per fare un salto anche nell'attualità, a quello che sta succedendo anche con il DDL Zan, con i conflitti in qualche modo interni di natura, diciamo, politica, ideologica, quindi su quello che si vuole fare, si vuole proporre al paese. Ecco, su questo, diciamo, Podemos rappresenta un'altra storia e poggia sicuramente i suoi piedi sulle spalle di una sinistra radicale, cosa che non è assolutamente, diciamo, identificabile in maniera così chiara nel caso dei 5 Stelle, se non diciamo in parte magari per poche, diciamo, per piccole fette di elettori che pure, diciamo, dalla sinistra diciamo, hanno dato il proprio voto al Movimento 5 Stelle, ma non è identificabile in qualche modo una connessione così salda come invece nel caso di Podemos. Benissimo, allora passiamo ora al cuore, credo, del saggio, la parte organizzativa. Allora, quello che si è percepito qui in Italia, è il fatto che Podemos comunque ha iniziato in una maniera velocissima, scegliendo di trasformarsi in una macchina da guerra elettorale, nel senso, cioè, dall'inizio erano coscienti di questo conflitto fra il rappresentare la società civile o diventare una macchina da guerra elettorale, ci può introdurre, cioè, questa cosa è continua, c'è sempre questo dibattito all'interno, oppure si è stabilizzato in una delle due possibilità? Allora, in generale partirei con il dire che un'organizzazione politica è tale perché al suo interno è complessa. E l'idea di macchina da guerra elettorale, piuttosto che in qualche modo, diciamo, base orizzontale del partito, sono in contraddizione solo se
si ha uno sguardo superficiale, credo, perché un partito, una macchina organizzativa, come dicevamo prima, e come appunto una buona parte anche della letteratura politologica ha sostenuto, i partiti prima di ogni altra cosa sono organizzazioni e quindi un'organizzazione per funzionare deve essere anche differenziata al suo interno, oltre che complessa, no? Diversificata, per cui è necessaria la parte, diciamo, di vertice, anche una parte, diciamo, di apparato che con disprezzo spesso si definisce burocratica, perché appunto ci sono stati poi nella storia delle degenerazioni di questo, però una parte sana appunto di apparato e di organizzazione, quindi di vertice, è necessaria. È chiaro che è difficile definire un equilibrio funzionante tra la parte diciamo centrale, il nucleo organizzativo e che è tendenzialmente anche gerarchico, cioè organizzato secondo appunto una progressione anche di ruoli e di responsabilità, questa va, diciamo, in qualche modo equilibrata e mixata con la base del partito. Però non credo, diciamo, che nessun partito possa reggersi e possa mantenersi senza la propria base. Al contrario, nessuna base di partito può esistere senza, diciamo, una direzione, senza un vertice. Perciò tutto sta in qualche modo nell'imparare oppure nel volere in qualche modo conciliare queste due diciamo, parti fondamentali dell'organizzazione, entrambe, come dicevo, necessarie, ma non sufficienti, diciamo, l'una senza l'altra. All'interno del partito questo dibattito in qualche modo è latente, cioè continua ad esistere, ad avere senso, però in qualche modo si è anche risolto un po' con la pratica nel momento in cui si è diciamo giunti al governo le responsabilità anche di una forza politica, se uno non è diciamo idealista, ma invece al contrario realista, crescono necessariamente, per cui avere dei ruoli e delle responsabilità è fondamentale per costruire qualcosa che duri e che funzioni allo stesso tempo. Quindi credo che anche in questo momento, che per Podemos è complicato, però diciamo, è evidente che in qualche modo una stabilizzazione del modello si sia trovata e che funzioni. Esiste, diciamo, un partito che risulta sempre più in qualche modo anche radicato nel territorio, perché ci sono stati dei cambiamenti organizzativi con gli ultimi due congressi in special modo, quindi il terzo e il quarto, e si è investito molto di più, diciamo, in quello che è l'ancoraggio più tradizionale del partito, quello che lo ha rappresentato da subito, quindi i circoli, la militanza di base, quindi il partito sul territorio. E dall'altro lato si è progressivamente disinvestito in quel partito, diciamo, online, digitale, che comunque gli ha fruttato una buona dose di consensi, soprattutto all'inizio. Bene, allora mi pongo questa domanda. Mi piacerebbe che la sua risposta fosse comparativa con la situazione italiana, nel senso, quali sono le peculiarità, se esistono, le peculiarità organizzative e la maniera di finanziarsi di Podemos rispetto agli altri partiti in genere, ma alla situazione italiana? Sì, diciamo, parto quindi dalla fine dell'ultima risposta perché sono connesse. Il digitale, per esempio, ha rappresentato una peculiarità nel caso di Podemos, una peculiarità perché ad esempio rispetto al Movimento 5 Stelle, Podemos non ha, diciamo, ha usato allo stesso tempo una retorica, diciamo, anche molto digitale, però
affiancata, diciamo, da una pratica meno verticale su questo. Quindi l'uso, diciamo, del digitale in effetti è stato più plasmato sull'idea di orizzontalità, di fluidità, di leggerezza che l'organizzazione voleva costruire. Era chiaro che diciamo, bisognava in qualche modo anche rompere con i modelli, diciamo, di militanza classica, no? Quelli a 360 gradi che ti portano alle riunioni serali dopo che magari hai lavorato 8 ore al giorno, sei andata a casa a diciamo, sistemare la casa, preparare la cena, accudire parte della famiglia e poi ti occupi, diciamo, occupi il tuo tempo in militanza politica. Ecco, questo modello in quella fase, e direi io, diciamo, anche in questa, in alcuni casi è insostenibile per tante persone, perché, diciamo, i modelli di lavoro e di vita non lo rendono più possibile. Ci sono dei tempi, diciamo, troppo frettolosi. Quindi Podemos ha inteso questa cosa e ha deciso in qualche modo di raccogliere questa sfida e di creare un tipo, diciamo, di militanza che in qualche modo fosse aperta a tutti. Allora, chi, diciamo, si rivedeva e aveva tempo, risorse, disposizione per, diciamo, impegnarsi in una militanza di tipo più tradizionale, lo faceva, e lo faceva partecipando nei circoli, nelle assemblee, andando, diciamo, a fare le campagne elettorali per strada, partecipando, diciamo, ad atti pubblici. In altri casi c'era anche chi questo non poteva farlo, o anche semplicemente, diciamo, non aveva l'intenzione di dedicare tutto questo grado e questo livello di impegno, e così partecipava magari semplicemente con un click, intervenendo nella piattaforma, contribuendo ad esempio alla scrittura dei programmi politici, piuttosto che scegliendo e selezionando un candidato per una carica pubblica oppure, diciamo, interna al partito. Anche quella in qualche modo è stata partecipazione, ha contribuito a creare in qualche modo questo senso, diciamo, comune intorno al partito. Per cui questa è sicuramente una peculiarità, la capacità di ibridare, di mixare differenti culture anche politiche, di rendere quindi più eterogenea anche più eterogenei gli stili di partecipazione, quindi consentendo a tutti di trovare il proprio posto in qualche modo. E Podemos ha rappresentato, diciamo, un'innovazione nel panorama spagnolo, ma credo appunto anche a livello europeo, per esempio anche sul metodo di finanziamento. Non si finanzia con il credito bancario, bensì, diciamo, ha messo in piedi degli strumenti, diciamo, grassroots, cioè dal basso, di crowdfunding, di microcredito, quindi tutti quelli che vogliono possono, per esempio, decidere di prestare al partito per la propria per la campagna elettorale una somma di denaro, che poi, quando, diciamo, il partito a fine campagna e quindi a chiusura diciamo della fase elettorale, nel momento in cui si vanno a contare i voti e quindi si definisce anche la somma di finanziamento pubblico, il partito restituisce questo credito che ciascun, diciamo, attivista, elettore, simpatizzante può aver concesso e donato, insomma, concesso in prestito in questo caso al partito. Nel caso invece del crowdfunding si tratta di una vera e propria donazione, poi ci sono anche dei massimali per far sì che non si, diciamo, monopolizzi anche il tipo di investimento, no? Per non dipendere da un privato, per esempio. E quindi questo sicuramente ha significato un'innovazione in termini organizzativi, in termini, diciamo, anche sistemici, perché in qualche modo ha spinto, diciamo, ad innovazione anche gli altri partiti, a uno svecchiamento in questo, a una maggiore trasparenza. Podemos pubblicava i bilanci sul sito, così come le dichiarazioni dei beni dei suoi eletti. Ora questa è una pratica che via via, diciamo, anche
in questo caso con la istituzionalizzazione del partito è un pochino ha rallentato e quindi in qualche modo anche su questo Podemos si è normalizzato, si può dire, però è nato con questa intenzione e in qualche modo questa dipendenza dal percorso è ancora si può ancora intravedere. Credo che usassero una forma di decurtazione del loro stipendio da parlamentari, al pari dei deputati del Movimento 5 Stelle. La parte che loro trattengono, a memoria, magari mi sbaglio, era un moltiplicatore del salario minimo interprofessionale. E la parte che non trattenevano viene poi riusata dal partito, oppure come il Movimento 5 Stelle fanno una specie di donazioni? Allora, praticamente, se non erro, perché anche in questo è cambiata comunque l'impostazione del partito, Podemos aveva in qualche modo deciso che i suoi eletti non potessero guadagnare più di 3 volte il salario minimo, che era all'inizio del 2014 ha fissato sui 700 euro. Con le battaglie che Podemos in primis ha contribuito a realizzare, il salario minimo si è elevato, è arrivato a circa 1000 euro. Significava che quindi anche il salario dei singoli eletti del partito sarebbe cresciuto, secondo la direzione di Podemos, sarebbe cresciuto troppo. Per cui c'è stata una ridefinizione c'è un livello di decurtazione in qualche modo dello stipendio da parlamentare, deputato e via dicendo, diversa. Quello che all'inizio non rientrava nella parte di salario che era destinata al singolo eletto e che continua così ad essere, perché c'è sempre un massimale a cui si può arrivare per lo stipendio, c'è comunque un tetto. La parte in eccesso, che dal partito veniva e viene giudicata in eccesso, va in fondi che per esempio vanno ad alimentare alcuni progetti che il partito finanzia. Ci sono dei progetti di quartiere, una sorta di rete di start-up che si mette in piedi, dei processi partecipativi, anche in questo caso si tratta appunto di processi partecipativi attraverso cui ai quali viene deciso a cosa destinare queste somme e poi l'area di finanziaria del partito si occupa di traghettare appunto queste cifre verso progetti che online vengono votati. Dal suo punto di vista probabilmente ha avuto la possibilità di entrare in contatto, di intervistare parti importanti del partito. Tempo fa, leggendo un'intervista di uno psicologo argentino naturalizzato spagnolo, Jorge Alemán, appena dopo una coppia di sue interviste nel suo canale YouTube, a giorni di distanza, prima Íñigo Errejón e poi Pablo Iglesias, in questa intervista era successo il divorzio, la separazione, e descriveva questa energia, questa foga messa nel distruggere quello che loro avevano costruito con il concetto freudiano di narcisismo delle piccole differenze. Dal tuo punto di vista, quanto ritieni importante queste dinamiche psicologiche nei vari momenti di crisi all'interno del partito di Podemos? Va bene, premetto che non mi intendo appunto di psicoanalisi, quindi
Faccio, diciamo, un riferimento invece a quello che possono essere appunto le tensioni soggettive all'interno delle organizzazioni o soggettiviste, che, quindi diciamo in maniera come dire, più negativa, con una caratterizzazione più negativa. È chiaro che sono sempre, diciamo, dietro l'angolo la tentazione del potere personale all'interno delle organizzazioni politiche, diciamo, sarebbe in qualche modo ingenuo e naif non immaginare che ci sono queste tentazioni, però io credo che nel caso appunto di Podemos, così come in tanti altri, soprattutto diciamo ai noi cari anche alla sinistra, in realtà si tratta spesso, diciamo, e forse poco volentieri, di differenze ideologiche, cioè di un differente posizionamento sul tipo di cambiamento da conseguire e sulle modalità con le quali si vuole conseguire. Nel caso, ad esempio, di Errejón, era evidente, diciamo, da subito la spinta errejonista, appunto così come è stata definita, perché poi appunto questo personalismo è evidente anche nelle etichette che si danno, diciamo, alle correnti interne, per cui Errejón ha rappresentato un'anima fondamentale del partito, è stato uno dei fondatori, ha contribuito appunto alla sua nascita e quindi al suo successo, io credo al successo in maniera ancora più forte di Pablo Iglesias, perché è stata, diciamo, fondamentale quell'idea di trasversalità veicolata soprattutto dalle esperienze del populismo latinoamericano, delle quali Errejón era diciamo un giovanissimo studioso, per cui l'idea di trasversalità, l'idea di senso comune, l'idea di connettere quelle esperienze di populismo a un'ideologia in qualche modo di sinistra, a una lettura gramsciana, ad esempio, della società e quindi anche del partito politico, è stata fondamentale per aprire, diciamo, la strada al successo nel caso di Podemos. Però la linea maggioritaria, come tutti i congressi hanno dimostrato, era quella pablista, per così dire, appunto rappresentata da Pablo Iglesias, tant'è che è stato, diciamo, rieletto per 3 volte segretario generale, si è dimesso ora da poco dopo la sconfitta, diciamo, alle elezioni della Comunità di Madrid. Però è chiaro che più che di personalismi, che magari diciamo, ne sono una componente sicura, però in questo caso si tratta proprio di un differente posizionamento ideologico sul cambiamento da conseguire e su come conseguirlo. Per esempio, nei discorsi di Pablo Iglesias è ricorrente il riferimento alla classe lavoratrice. Nel caso invece di Errejón, il riferimento, diciamo, il referente empirico del partito era ed è sempre stato il popolo. Sembra una questione di fino, ma è una questione, diciamo, dirimente nell'approccio che si ha alla politica e quindi anche all'organizzazione. Scegliere di parlare del 99% contro l'1% oppure di classe popolare, classe lavoratrice versus classe padronale, in realtà pone una differenza notevole e probabilmente incide anche sulla linea diciamo di successo e di consenso che il partito può avere. La trasversalità delle origini che tanti in Podemos continuano tuttora ad invocare non c'è più. Podemos ha fatto un passaggio di grado, si è in qualche modo fidelizzato a un percorso politico unendosi anche a Izquierda Unida, il partito, diciamo, della sinistra radicale spagnola
di riferimento e in questo modo ha sancito, diciamo, il suo passaggio di stato da movimento, in qualche modo partito movimento trasversale, e approdato a un modello organizzativo più verticale, anche più tradizionale. Questo chiaramente, lo dico per precisazione, non è diciamo un giudizio di valore negativo nel mio caso, però è un dato di fatto. Quindi sposando in qualche modo una linea più classica, ha scelto di posizionarsi più chiaramente a sinistra e anche di delineare un modello organizzativo più tradizionale. Una domanda brevissima, poi concludiamo. Secondo lei, questa trasformazione, questo passaggio dei ruoli da prettamente maschile, almeno dal punto di vista rappresentativo verso l'esterno, a questa nuova configurazione con più leader femminili, farà parte della sua ricerca? Lo vede in maniera positiva della sua ricerca futura? Ma allora, in generale sì, lo vedo in maniera positiva per vari ordini di ragione, nel senso che è una questione positiva perché aiuta appunto a una femminilizzazione anche della politica. L'idea diciamo di abituare in generale le persone diversi generi, credo che sia, diciamo, un avanzamento per la società, e credo che Podemos abbia con umiltà in qualche modo dato il suo contributo su questo. È sempre stato un cavallo di battaglia del partito, diciamo, quello della questione di genere, in qualche modo lo ha dimostrato anche con l'approvazione appunto ad esempio della legge contro la violenza di genere, per la legge sul congedo di paternità, ad esempio, dove vengono equiparati, no, anche dei, diciamo, ruoli sociali in qualche modo. Quindi credo che anche il cambio di leadership sia vantaggioso, in un caso perché contribuisce a non far identificare il partito con una singola persona, quindi con un leader, e quindi, diciamo, in qualche modo separa le vite, la vita biologica in qualche modo del leader da quella del partito, e quindi sicuramente anche in controtendenza rispetto, diciamo, alla personalizzazione imperante generale che vediamo in politica. Dall'altro lato, anche perché si tratta di un cambio di leadership, come dicevamo prima, al femminile, che non è, diciamo, scontato, visto che per esempio nel nostro paese l'unica leader donna è una leader di un partito di diciamo destra radicale, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e anche questo, diciamo, è rappresentativo, la differenza, diciamo, lo scostamento tra la narrazione, la ideologia, anche in qualche modo, anche qui non lo dico in senso negativo, valoriale, ma come un dato di fatto, dalla pratica, no? Dalla prassi che in qualche modo si mette in piedi. Podemos ha, diciamo, sta via via mettendo in piedi un percorso coerente, deciso di non far identificare un partito con un leader, e per di più questo cambio di leadership è stato al femminile, peraltro con una persona che ha all'interno del partito comunque fatto, diciamo, anche una gavetta in qualche modo, quindi facendo dei passaggi intermedi, partendo dalla base, avendo poi degli incarichi e delle interni, e essendo poi eletta anche deputata. E questo, diciamo, è stato un percorso, credo, abbastanza lineare e classico anche per una carriera politica, come credo che, diciamo, sia in qualche modo anche giusto che avvenga, quindi non
l'idea di un passaggio di leadership all'interno del quale magari non si va neanche a conoscere la persona che subentra. Se pensiamo, per esempio, insomma, al Movimento 5 Stelle, abbiamo imparato a conoscere Conte. Ora, con questa, diciamo, grande disputa sulla leadership del movimento, lo abbiamo imparato a conoscere in un momento particolare per il nostro paese, come chiaramente per il mondo, quello della crisi pandemica, ma diciamo fino a qualche anno fa Conte era un perfetto, diciamo, sconosciuto, nel senso era una persona anonima, comune, normale come tante, ma che non, diciamo, aveva avuto dei pregressi attivi in politica. Invece, in questo caso, c'è un percorso più tradizionale. Ione Belarra, e comunque quindi la nuova segretaria, ha fatto questo percorso, diciamo, all'interno dell'organizzazione, abbracciando molte battaglie, tra queste, appunto, anche quella della femminilizzazione della politica, e in qualche modo la impersonifica. Allora, abbiamo speranza di leggerla in futuro su questo tema, su questi nuovi risvolti, questa nuova trasformazione. Credo che sia il primo precedente in assoluto nei partiti conosciuti dove la presenza femminile è così, almeno nella parte dirigente, è così evidente. Ultima domanda. Allora, in questo momento storico, quanto per lei è urgente costruire un nuovo partito che rappresenti le istanze e gli interessi della collettività italiana? È appunto la domanda, diciamo, da 1 milione di euro. Io credo che, diciamo, personalmente, e quindi in qualche modo mi spoglio dai panni della studiosa, credo che ci sia questa esigenza, però in qualche modo che non la si possa nemmeno idealizzare, nel senso le esigenze in quanto tali sono, diciamo, delle cose evidentemente riconosciute e condivise, per cui se l'esigenza c'è, in qualche modo sia chi si impegna sul terreno politico deve raccogliere questa volontà, e sia deve contribuire in qualche modo a crearla. Spesso e volentieri, diciamo, siamo dinanzi, nel nostro caso, anche a tante coscienze addormentate, e compito, diciamo, di chi è impegnato attivamente in politica è quello, diciamo, di svegliarle, non necessariamente con una funzione avanguardista, però credo che questo sia essenziale. Le esigenze ci sono, e questo penso che sia, diciamo, lampante se vediamo la progressiva, diciamo, disillusione, il progressivo malcontento di tanti elettori, che si può guardare sia sugli indici, ad esempio, di soddisfazione della democrazia, ma anche di fiducia nelle varie istituzioni del nostro paese. Ecco, per esempio, i partiti politici occupano nella maggior parte dei casi l'ultimo posto della classifica. Non è, diciamo, un posto immeritato, nel senso, se lo sono meritato tutto. Vediamo che su tante questioni, anche a livello magari più ridotto, diciamo meno generale ma più particolare, non sono, diciamo, delle presenze assenti totalmente. Quindi l'idea, la necessità di costruire un partito in grado di rappresentare chi, per esempio, non va più a votare, chi è disilluso, chi invece va magari a votare il meno peggio, penso che sia un compito urgente. Va bene, grazie moltissimo per aver risposto a queste nostre questioni, a questi nostri dubbi. La ringrazio da parte di tutti. Grazie a voi, buon pomeriggio.